Sagra dell'anguilla e del gambero di fiume, Aberoide di Spoleto, dal 31 luglio al 9 agosto 2015. Per saperne di più, visita il sito web beroide.it. Come ormai d'abitudine, intervistiamo per ogni serata di questa sagra un dirigente della Pro Beroide. Questa sera è la volta di Sauro Duranti, che è vicepresidente della Pro Loco Beroide. A lui naturalmente la domanda che facciamo è molto generale, perché essendo una figura storica di questa Pro Loco vorrà lui raccontare quello che ritiene. Allora, buonasera a tutti. E vi posso dire che per quanto riguarda la manifestazione già sapete abbastanza. Io invece mi soffermo un secondo per dirvi com'è nata. Allora, circa 30 anni fa un gruppo di persone ci siamo riunite per necessità, in quanto Beroide è un paese che dista alquanto sia da Spoleto che da Foligno e non aveva uno spazio ricreativo. Quindi avevamo la necessità di poter trovare e fare qualche cosa. A questo punto abbiamo creato l'associazione Pro Beroide, che poi è diventata Pro Loco, con lo scopo di progettare e realizzare uno spazio verde. E posso dire a distanza di tempo che ci siamo, con orgoglio ci siamo riusciti, in quanto è sotto gli occhi di tutti quello che è stato fatto. E questo grazie soprattutto alla collaborazione di tutti, sia dei paesani che tutti hanno collaborato fattivamente, che dei nostri vicini. E non è cosa facile mantenere uno spazio verde di queste dimensioni per un paese piccolo, però noi ce la mettiamo tutta e diciamo con buon impegno pensiamo di riuscirci abbastanza. Ottimo, grazie. Tutta da ballare, che fa parte del mio nuovo disco. Questa per tutti voi è Vendimi l'anima. Ciao, sì, sono io, dimmi come stai. Sì, lo so, è una domanda stupida, perché tra di noi è già finita ormai, ma non riesco, sai, a ascoltarti mai. Cosa fai stasera? Dimmi se c'è lei. Si fa so chiamarti dopo se lo vuoi, e lo dico a fare, se già tu hai un altro amore, mentre la mia vita sta cadendo giù.
Prendimi l'anima per tutti voi. Alla Sagra dell'Anguilla di Beroide di Spoleto si è esibita questa sera la guerriera Rosy Velasco, una voce eccezionale che molti di voi avranno già conosciuto in campo nazionale, in particolar modo su Canale Italia, dove lei si esibisce costantemente. Siamo in sua compagnia, gli chiediamo un commento sulla serata. Bellissima, bellissima serata, tantissima gente simpatica, vogliosa di ballare, che è la cosa più importante per noi che ci esibiamo sul palco, vedere la gente che ha tanta voglia di divertirsi e di ballare. Poi l'estate è sinonimo proprio di spensieratezza e allegria, e questa sera devo dire che ce n'è stata veramente tanta qui a Beroide, la Sagra dell'Anguilla. Vedo che in mano è un libro, Rosy, lo vuoi presentare? Sì, è uscito un mesetto fa il mio primo libro, si intitola Canta, Mangia e Viaggia, ed è un libro di cucina, perché nelle mie trasmissioni televisive ho sempre prediletto l'angolo culinario, e di conseguenza quando ho deciso di fare un libro potevo farlo solo di ricette, quindi parla di cucina e poi ci sono delle storie comiche, perché sono le due cose che mi appartengono, cibo e risate, sono io. Benissimo, che c'è di meglio di questo? La 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 la. My lover's got humor, she's a giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner, if the heavens ever did speak. Ciao a tutti, siamo qui a Beroide a mangiare l'anguilla e i gamberi di fiume. Stiamo bene, l'ambiente è bello e familiare. Spero che vada tutto bene e migliori di anno in anno. Ciao a tutti! The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. Il nostro tavolo è sempre uno tra i più numerosi e ritrovo spesso della gente che ho visto anche negli anni precedenti, quindi vuol dire che la festa va alla grande e ci ritorneremo anche il prossimo anno sicuramente. In bocca al lupo per le prossime edizioni, grazie! Allora, buonasera dalla Sagra dell'Anguilla di Beroide. Se qualche cosa sulla capoccia di Sguilla, vieni a Beroide a mangiare l'anguilla. Buona serata a tutti! Alla Sagra dell'Anguilla di Beroide di Spoleto siamo in compagnia con Filippo Ferroni, titolare della ditta Ferroni Auto. Filippo è uno sponsor da lunghi anni di questa sagra, siamo in compagnia sua e vogliamo chiedergli un commento sullo svolgimento di questa manifestazione. Grazie a tutti e buonasera. Ringrazio il comitato in toto della festa dell'Anguilla di Beroide, che mi ha permesso in questi circa 20 anni, dove ho dato un mio piccolo contributo sponsorizzando questa festa, di farmi conoscere e quindi di poter crescere anch'io insieme a questa festa che, come tutti sapete, ha raggiunto il 28esimo anno di partecipazione. Bene. Senti Filippo, hai qualche novità che vuoi così annunciare ai nostri spettatori, naturalmente nell'ambito della tua attività imprenditoriale? Io ho due sedi, e sono Plurimarca a Castelritaldi e sono concessionario Fiat e Lancia per Spoleto. In questo momento con Fiat abbiamo probabilmente una macchina splendida, la nuova Fiat 500X, che a detta del nostro direttore è probabilmente la più bella di sempre, e intorno a lei la gamma Fiat è cresciuta facendo dei buoni numeri nel 2015. Bene, grazie a tutti. Niña pequeña, chiquita, hermosa.
cosa preziosa, linda niñita, che ha da sì, sentata all'origine del mare, la mano, llena di perla e il sole in tu frente. Oh Maria Salvador! Sagra dell'anguilla e del gambero di fiume, a Beroide di Spoleto, dal 31 luglio al 9 agosto 2015. Per saperne di più, visita il sito web beroide.it.